Papa Francesco istituisce l'Università del Senso. In una nota si legge che è un ente locale, globale, interculturale e interreligioso. Siate sentinelle del mondo della povertà, Monsignor Caiazzo, arcivescovo di Matera Ersina, ha scritto una lettera per i 50 anni della Caritas diocesana a tutti gli operatori. Ospedale del Nord Varese, affidati i servizi di architettura e ingegneria, un passo decisivo ai fini della gara che permetterà di arrivare alla realizzazione dell'ospedale. Un concerto benefico per sostenere la lotta contro la poliomielite lo ha organizzato il Rotary Club Castelli Svevi di Andria, a esibirsi il maestro Nicola Frisardi. Bentrovati spettatori e spettatrici, nuova edizione del nostro telegiornale. Papa Francesco istituisce l'Università del Senso. In una nota si legge che è un ente locale, globale, interculturale e interreligioso. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Un corpo universitario globale che risponda alla necessità di reimmaginare l'educazione, mettendo al centro la persona nella sua unicità e la comunità come espressione della pluralità. È l'Università del Senso, un ente formativo universitario civile istituito da Papa Francesco e con sede nello Stato della Città del Vaticano. È autonomo e gestito dal Movimento Educativo Internazionale Scholas Occurrentes. Si tratta di un luogo accogliente e creativo dove tutti possano sentirsi benvenuti e partecipare, si legge in una nota. Un'università atipica che, come dice Platone, non ha luogo perché è ovunque. Un seme molto piccolo che può diventare un albero molto grande, dove le radici sono negli insegnamenti di Papa Francesco e nell'esperienza di Scholas. Un'università locale globale, interculturale, interreligiosa e intergenerazionale. L'apprendimento, sotto linea Scholas Occurrentes, si nutre di tutti i linguaggi del sapere scientifico e umanistico, dell'arte, della tecnologia e delle esperienze di vita. Dal 2013 Scholas, come movimento educativo internazionale creato da Papa Francesco, realizza esperienze educative con giovani di diverse fedi e culture nei 5 continenti, in risposta alla profonda sete di significato che è così presente in questi tempi. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera Ersina e vescovo di Tricarico, ha scritto una lettera in occasione dei 50 anni dell'istituzione della Caritas diocesana, indirizzata a tutti gli operatori. Damiana Dorotea Sgaramella. 50 anni fa, il 5 ottobre del 1973, l'allora arcivescovo di Matera, Giacomo Palombella, istituiva la Caritas diocesana. Per l'occasione, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo della diocesi di Matera Ersina e vescovo di Tricarico, ha indirizzato una lettera a tutti gli operatori Caritas della diocesi e parrocchiali. In questo giorno particolare sento di ringraziare Dio per voi, perché ci siete, per quello che siete, per quanto fate con amore, dedizione e professionalità nella nostra Caritas diocesana e in tutte quelle parrocchiali, ha esordito Monsignor Caiazzo nella sua missiva. Lavorate nel silenzio, dilatando il vostro cuore senza far rumore e senza cercare il protagonismo, si legge nella nota, promuovendo e accompagnando la dignità di quanti nella vita hanno avuto di meno, vivono situazioni di solitudine, di emarginazione e di discriminazione, ascoltando storie e situazioni di sofferenze di ogni genere. Per l'arcivescovo di Matera Ersina, gli operatori diocesani, più di altri, sono al corrente del disagio sociale, della povertà e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte di chi agisce senza scrupoli. Inoltre, con il loro apporto e la professionalità, l'Arcidiocesi di Matera Ersina ha potuto promuovere corsi di formazione e opportunità lavorative rivolte alle nuove generazioni, confronti e tavole rotonde per capire meglio le emergenze immediate e i progetti mirati alla promozione del bene comune.
Monsignor Caiazzo ha ringraziato anche i direttori Caritas che in questi 50 anni hanno servito le loro realtà senza risparmiarsi in nulla e poi ha esortato: siate sentinelle attente del mondo della povertà, sfuggite ogni tentazione di autoesaltazione coltivando la vita spirituale in una crescente comunione con Dio, perché guidati dallo Spirito Santo continuate ad essere sull'esempio di Gesù Cristo, servi di tutti. Ed infine il presule ha ricordato i suoi predecessori che hanno dato inizio 50 anni fa alla Caritas diocesana: Monsignor Giacomo Palombella, Michele Giordano, Ennio Appignanesi, Antonio Ciliberti, Salvatore Ligorio. Ognuno di loro ha aggiunto e arricchito l'opera preziosa della Caritas, ha sottolineato l'arcivescovo. Nella diocesi di Andria è tutto pronto per il nuovo corso della scuola di formazione liturgica. Sono state avviate infatti le iscrizioni. Sentiamo. Che cos'è una scuola di formazione liturgica e perché parteciparvi? La scuola di formazione liturgica è una esperienza di formazione che noi proponiamo a quanti nelle comunità parrocchiali vivono un servizio attorno alla liturgia. Una scuola perché sentiamo la necessità, tra l'altro anche ribadita dal Papa nella Desiderio Desideravi, la necessità di un popolo formato dal punto di vista liturgico, perché solo la formazione motiva la partecipazione. Lei l'ha ribadito più volte, la liturgia non è un insieme di cose da fare, ma una persona da incontrare. E questo la gente lo deve capire, ecco perché la scuola... Noi siamo partiti da una sollecitazione che ci è venuta proprio dalla Desiderio Desideravi di Papa Francesco, cioè lui dice che per quanto riguarda la liturgia va recuperato l'approccio teologico. Cioè, quando si parla di liturgia si parla sempre solo di cose da fare, mai di una persona da incontrare. Nella liturgia noi, attraverso il linguaggio rituale, incontriamo la persona di Cristo risorto e vivente. A chi è rivolto? È rivolta a quanti intendono comprendere ed essere accompagnati nella comprensione di questo grande mistero, ma come ho già detto soprattutto a chi presta un servizio, dall'accoglienza alla proclamazione della scrittura, un servizio ecco, a che l'assemblea partecipi pienamente, attivamente e consapevolmente, e in modo particolare proposta a quanti le comunità parrocchiali proporranno come candidati ai ministeri istituiti, straordinario della comunione, lettori e accoliti. A chi, dove e quando è possibile rivolgersi per informazioni e iscrizioni? Nelle parrocchie di appartenenza, anche se nelle tre città della diocesi abbiamo istituito tre punti di segreteria. Uno è proprio qui alla Casa di Spiritualità il mercoledì e il giovedì la sera, mentre a Canosa e a Minervino, a Canosa presso la parrocchia Maria Santissima del Rosario il lunedì, mentre anche a Minervino presso la parrocchia dell'Immacolata il lunedì. Voltiamo pagina. Si è spenta a 89 anni Franca Lattarulo, madre di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Ad annunciarlo sui social è stato il fratello del governatore Alessandro, che ha anche riportato le ultime parole della mamma: lasciatemi andare da papà e siate bravi e onesti come sempre siete stati e come vi ho insegnato. Cambiamo argomento. Continuiamo a parlare del TTG Travel Experience, l'appuntamento annuale B2B dedicato all'industria turistica internazionale. Anche oggi in collegamento per noi da Rimini, Angela Valerio. Ultimo giorno del TTG Travel Experience, la fiera internazionale del marketplace per il turismo nel mondo. Fitto il calendario degli incontri business to business organizzati nello stand della Regione Puglia, dall'assessorato regionale al turismo e dall'Agenzia per il Turismo Puglia Promozione.
e sono tante le imprese senior presenti, hanno un fitto calendario di appuntamenti. Il TTG per la Puglia è un appuntamento fondamentale. Questa fiera è cresciuta negli anni e anche la partecipazione degli operatori turistici pugliesi è cresciuta negli anni. Quest'anno abbiamo uno stand al cui interno ci sono 70 imprese, tra cui anche aggregazioni di imprese e consorzi, disposti su 51 postazioni, e attraverso un sistema di agenda appuntamenti online i nostri coespositori, i nostri operatori turistici pugliesi incontrano buyer nazionali e internazionali ai quali proporre la Puglia e, perché no, venderla già oggi stesso. Uno stand di 250 metri quadrati diviso in quattro aree tematiche, un'area B2B dove 70 imprese turistiche pugliesi hanno incontrato i buyers internazionali, soddisfatti gli operatori. Il TTG è anche l'occasione per capire quali sono le esigenze dei turisti. Certo, queste fiere sono molto importanti proprio per capire le loro esigenze e anche per confrontarci tra noi operatori. Questi sono tavoli veramente fondamentali per costruire il futuro della Puglia e non fermarci proprio ora che siamo veramente in grande crescita. Stiamo cercando di creare dei nuovi contatti per creare delle nuove forme di business e promuovere quella che è la nostra struttura, ma anche tutte le strutture che abbiamo qui in Italia. La TTG di Rimini si conferma sempre una manifestazione di interesse. In Italia è la manifestazione che dal punto di vista turistico riscuote maggiori successi anche per gli operatori che vengono a trovarci fuori dall'Italia. Molti clienti ci chiedevano il cosa fare, no? Invece di dove andare a dormire. E abbiamo avuto quest'anno un enorme successo proprio su questo tipo di esperienza, quindi abbiamo venduto molto bene anche ai mercati stranieri, quindi soprattutto ai mercati francesi e quelli tedeschi, che sono quelli nostri naturali, che da tanti anni proponiamo questi pacchetti. E adesso parliamo dell'ospedale del Nord Barese. Sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria. Si tratta di un passo decisivo ai fini della gara che permetterà di arrivare alla realizzazione dell'ospedale. Damiana Dorotea Sgaramella. La direzione della ASL BAT ha affidato i servizi di architettura e ingegneria per il nuovo ospedale del Nord Barese alla RTP, Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per un importo di 4.393.000 euro. L'RTP ora dovrà rispettare i tempi previsti dal codice dei contratti per la conclusione del progetto. Per la direttrice generale della ASL BAT si stanno rispettando i tempi di gara. Il bando è stato pubblicato il 16 maggio e le offerte sono state esaminate in seduta pubblica il 22 giugno. Subito dopo è stata nominata la commissione giudicatrice, che ora ha concluso il suo lavoro. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano, per l'appalto della progettazione del nuovo ospedale del Nord Barese. Quello che poteva sembrare fino a qualche anno fa un sogno, oggi invece passo dopo passo si sta trasformando in una straordinaria realtà, frutto delle sinergie messe in campo dall'amministrazione di Bisceglie, innanzitutto, che viene confermata l'ubicazione del nuovo ospedale nel proprio territorio, con gli altri comuni limitrofi, a partire dal comune di Molfetta. Senza fare campanilismi si raggiungono risultati importanti. Questo nuovo ospedale, che servirà un bacino di circa 250.000 utenti, sarà una struttura moderna ed efficiente. E per questo ringrazio l'ASL BAT e il suo direttore generale, la dottoressa Di Matteo, per il grande lavoro che sta svolgendo e per la disponibilità a servizio del territorio. Furti di olive nelle campagne. In Puglia cresce l'allerta rossa alle porte della campagna olivicola e olearia, soprattutto nelle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani. Lo denuncia la Coldiretti regionale. Sentiamo.
installare i GPS sulle cisterne di olio extravergine in partenza dai frantoi, effettuare maggiori controlli attraverso elicotteri in volo, sensibilizzare gli agricoltori sull'importanza di denunciare anche in forma anonima per monitorare orari e luoghi maggiormente colpiti dalla criminalità e istituire una cabina di regia interforze in sinergia con tutte le prefetture del territorio pugliese. È quanto emerso dall'ultimo incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Bari, Francesco Russo, a cui ha partecipato anche il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni. Secondo il direttore, nel periodo della raccolta delle olive avvengono i furti nelle campagne sorvegliate di notte e scortate durante i trasferimenti nei frantoi. La situazione si verifica sia in provincia di Bari che in quella di Barletta Andrea Trani, tra i territori più rappresentativi dell'olivicoltura pugliese. Il fenomeno dei furti si ripete ogni anno e mette a rischio l'incolumità degli olivicoltori, costretti a fare ronde diurne e notturne. I gruppi criminali depredano gli oliveti in circa 2-3 minuti, riuscendo a portare via oltre 30 kg di olive ad albero, battendo gli ulivi con mazze anche di ferro per far crollare il maggior numero di prodotto. Ne conseguono gravi danni alle piante e la perdita del reddito, per i quali gli agricoltori stessi sono costretti ad impiegare più manodopera cercando di recuperare dal terreno parte della refurtiva che i ladri, trascinando velocemente le reti di raccolta, non riescono a sottrarre. Ormai da anni gli agricoltori sono vittime di un fenomeno che si sta purtroppo consolidando e aggravando nel tempo. Pertanto sono necessarie le denunce per individuare i luoghi dove si registrano maggiormente i fenomeni criminosi, quando avvengono i furti, quali sono i mezzi e i prodotti più attenzionati e come è strutturata la filiera della ricettazione. L'obiettivo, conclude Coldiretti Puglia, è quello di economizzare e rendere più sinergiche le attività di polizia, rassicurando le vittime circa l'anonimato della denuncia, pur non restando isolati. Alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni soci, il GAL Nuovo Fiordolivi ha presentato a Bitonto la nuova strategia di sviluppo locale 2023-2027. Marilena Farinola. Sono previsti oltre 5 milioni di euro per gli investimenti sul territorio che verranno consegnati in regione il prossimo 16 ottobre. Il gruppo di azione locale annuncia le misure previste nel piano e il ruolo che dovranno avere i comuni nell'attuazione della prossima programmazione. La soddisfazione da parte nostra è che in questi due mesi di presenza sul territorio ci siamo attenuti scrupolosamente a quello che erano le determinazioni regionali a riguardo. Abbiamo più di 150 interviste fatte ai nostri operatori commerciali e agricoli e sono usciti fuori i tematismi che necessitano al territorio, perché alla fine con una programmazione dal basso vengono sempre quelli. I dati statistici ci permettono di essere sicuri rispetto al piano strategico che presentiamo, perché più dell'80% ha determinato il tematismo. Il tematismo principale che affronteremo nella prossima programmazione sarà quello attinente al cibo e al turismo. Il piano strategico intende destinare grande attenzione ai temi del cibo, del paesaggio rurale e delle tradizioni e alla necessità di rivitalizzare la dimensione comunitaria e socioculturale del territorio, favorendo le reti e la collaborazione con i privati in campo agricolo e non solo, al fine di migliorare la produttività della filiera dei prodotti tipici. Il risultato questo di un processo partecipato di tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale del GAL: Bitonto, Terlizzi, Grumo Appola, Modugno, Giovinazzo, Binetto, Palo del Colle. Credo che sia stato fatto un bel lavoro di condivisione con le parti sociali, con la popolazione, con gli imprenditori agricoli, con le amministrazioni e confido nel fatto che questa nuova tornata di piani di sviluppo locale possa rappresentare per Terlizzi l'occasione per valorizzare il buon lavoro fatto nel passato e soprattutto per rilanciare i nostri territori verso un futuro che ci consegna delle sfide nuove. Mi aspetto una grande ricaduta in termini occupazionali, mi aspetto una ricaduta in termini di
di investimenti pubblico-privati, una grande sinergia fra gli enti che fanno parte del GAL, una grande sinergia anche fra gli stessi operatori privati, affinché tutto il settore, tutto il territorio possa davvero fruirne. Devo dire che sul discorso rurale interviene anche il discorso turistico, quindi per noi è un connubio importante, perché appunto dicevo del turistico ricettivo, mettendo il turistico anche sul discorso rurale possiamo fare anche qualche attività in più anche per quanto riguarda il discorso dell'olio, città dell'olio, Giovinazzo, una città conosciuta anche per quello, quindi lo guardiamo anche dal punto di vista turistico, nonché dal punto di vista strutturale. Ieri l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani ha celebrato i 100 anni dell'istituzione dell'Albo, una giornata dedicata a sessioni di talk e approfondimenti su diverse tematiche, con gli interventi delle istituzioni e dei professionisti, eccellenze pugliesi nel mondo. Damiana Dorotea Sgarabella. In occasione dei 100 anni trascorsi dall'istituzione dell'Albo degli Ingegneri, ieri al Castello Svevo di Trani, l'Ordine della Provincia Barletta-Andria-Trani ha organizzato una giornata di incontri per confrontarsi sulle sfide che attendono la categoria degli ingegneri nei prossimi anni. 100 anni fa eravamo gli esperti delle strutture, delle infrastrutture, i cosiddetti muratori, detto allegramente. Ora, quello è diventato un tema quasi residuale. L'ingegnere sta in tutte le attività umane, c'è l'ingegnere, dall'alimentazione alla sanità, all'informatica, intelligenza artificiale. Quindi quando si parla di ingegnere ora bisogna parlare di un tecnico che è capace di sviluppare tutto lo scibile umano a 360 gradi. Le sfide del futuro riguardano prima di tutto la capacità di rendere la società civile consapevole del ruolo dell'ingegnere. È fondamentale, per esempio, che si riconosca la necessità che l'ingegnere sia iscritto all'albo al fine di rappresentare una garanzia per il cittadino, perché risponde al codice deontologico e risponde all'obbligo di formazione. La storia e il futuro dell'ingegneria, tra i fatti di cronaca del passato e quelli della più stretta attualità, sono stati illustrati alla presenza di autorevoli esponenti del mondo ordinistico, tecnico, scientifico e accademico, scelti tra le eccellenze pugliesi che operano a livello internazionale, come l'Università di Aalborg in Danimarca e quella della Toronto Metropolitan University, con i vertici delle istituzioni locali. Nel corso dell'iniziativa, all'interno dei 3 talk di approfondimento previsti, sono state affrontate tematiche che determinano la centralità del ruolo dell'ingegnere, che oggi più che mai svolge la sua attività a tutela dei cittadini. Dalla prevenzione e cura della fragilità idrogeologica del territorio all'urbanistica, dall'edilizia sostenibile alle nuove fonti di energia rinnovabile e la transizione ecologica sono i focus che hanno animato in momenti di discussione. Sono dei temi molto importanti e molto sentiti e soprattutto vedremo non solo come si è evoluta la figura dell'ingegnere negli ultimi 100 anni, ma soprattutto dove dobbiamo andare, cioè quali sono le linee guida per i prossimi 100 anni. Un concerto benefico per sostenere la lotta contro la poliomielite, quanto ha organizzato il Rotary Club Castelli Svevi di Andria. I dettagli nel servizio. Raccogliere fondi per finanziare la lotta contro la poliomielite, una grave malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale che, pur quasi sconfitta, continua a mietere vittime soprattutto tra i più piccoli. Per questo motivo il Rotary Club Castelli Svevi di Andria ha organizzato un concerto benefico nella Basilica di Santa Maria dei Miracoli. Il Rotary è un club service che si occupa appunto di molti progetti nel territorio e non, volti proprio a sostenere tante cause. Questo è il mese proprio della lotta all'eradicazione della poliomielite e quindi noi del Rotary Club di Andria ci stiamo impegnando attraverso una raccolta fondi e quindi grazie anche al contributo che ci viene offerto dal maestro Nicola Frisardi per poter contribuire a debellare e ad eradicare la polio
nel mondo, perché ci vuole davvero tanto poco e quindi tutti insieme sicuramente ce la possiamo fare. Una serata di musica e solidarietà che ha visto protagonista il musicista andriese Nicola Frisardi, che è tornato a esibirsi nella sua città natale presentando il nuovo album dal titolo Racconti. Che cosa ha voluto raccontare con questo suo nuovo album? Allora, ecco, l'ho intitolato Racconti proprio perché la musica, secondo me, anche quando non è in forma di canzone, quindi quando non ha un testo, deve riuscire, a mio avviso, almeno quella la mia vena e la mia, diciamo, il mio carattere, quello di raccontare con le note. Questo racconto può essere sempre polivalente, può avere sempre tante sfaccettature, e la cosa bella è che appunto non ci sono le parole, perché le parole legano a una determinata interpretazione, mentre le note, la musica in sé, non condiziona e quindi si presta sempre ad essere ascoltata in maniera diversa. Era questo il nostro ultimo servizio, si chiude questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Teledeon.